belle porchette sta, ma ostia, regà, sempre per mangiare forte. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Una parentesi, non mi voglio rompere le palle, però voglio dire soltanto una cosa. Ognuno può esprimere la sua, eh. Ah, quella chiuso, ha mandato via l'influencer perché non scroccone, perché gli è nato a batter da mangiare, per fare la pubblicità, poi... Ah, regà, vi dico una cosa, chi è benestante, molto benestante, decide di fare l'influencer, può darsi pure che sta cosa può essere anche vera, che con la scusa che a me mi conoscono, te porto, ma di solito è un lavoro, ma poi influencer, io ve lo dico, regà, io nemmeno so come mi posso chiamare, io l'influenza ce l'ho avuta, posso essere più uno che magna forte e un amico di casa, anzi fategli arrivare a Facchinetti, perché insomma tutti scrocconi non credo che siamo, o sì, parliamo di lavorare, cambiamo discorso, Facchinetti, noi andiamo a magna forte, sempre in eleganza sciatta, con i nostri amici gli consigliamo a andare a magna, ma ha preso una fantasia, 40 gradi all'ombra, umidità che mi sta a squagliare come un ghiacciolo in piena estate dentro la spiaggia di Ostia, lo sa che mi voglio magna? I tortellini al brodo, partali mortacci, che benvenuta a mente, oh. Questa è una gnoccheria, a Roma una gnoccheria lo sa che significa? Che è un posto pieno di gnocca, no, è una gnoccheria perché fanno gli gnocchi, perché sono piatti tipici modenesi, gnocco fritto, gnocco di patata, sempre, per forza, ma soprattutto tortellino in brodo, regà, io voglio il tortellino in brodo, ce lo faranno a costo con 40 gradi? Andiamo a vedere, va. Mo, intanto che noi se andiamo a vedere se qualcuno ci farà questi tortellini in brodo, raga. Pensate a quello che vi ho detto e soprattutto medita la vostra come la pensate, perché vorrei sapere, mi piace interagire con voi. Vi porto dove si mangia bene, dove si mangia forte, ma mi piace pure farmi quattro chiacchiere da bar con gli amici stretti. Quindi, visto che vi reputo una grande famiglia, ragazzi, e mi seguite ormai da un bel po', vorrei sentire la vostra. Noi intanto se andiamo a vedere se ce lo fanno. Io chiedo, ci manderanno a fanculo, ma può essere che con 40 gradi. Io sono venuto a mangiare, pronto? Siamo qui tutti. Ah, ma ecco, è pronto, ho preso subito al volo, ho preso, Una richiesta particolare, 40 gradi, fa caldo, dai, dai. È umido e sta a marmare, che me posso mangiare secondo te? Se sei estremo c'ho i tortellini in brodo di cappone. Oh, vedi? Ecco se qua. Se sei estremo, tortellini in brodo di cappone. I tortellini in brodo di cappone, vado ad appoggiare il cappone, vado ad appoggiare pure io. Scusa, modenesi, piatti tipici, per forza, è da farlo, cioè, estremo. 40 gradi, se mettiamo a prova per voi, io vado a mangiare i tortellini in brodo. C'ho sta fantasia, che vedevo fare? Oh, mi metto qua l'angoletto, vedi che carino, regà? Bello sto stile, ci piace, molto allegro, bello colorato, ma tocca vedere se la panza pure è contenta. Io ho sta fantasia, ma non credo che sono capitato male, Ricordatevi la gnoccheria e non fate i soliti a gnoccheria, che c'ha la gnocca? No, c'è un gnocco, raga, quindi... Che meraviglia, che meraviglia. Una sì, meraviglia. Sì, ma ne sono sicuro io. Fatti a mano. Uno per uno fatti a mano. Qua la gnoccheria, cioè raga... Io sono pazzo estremo perché per svelare un piccolo segretino, io sono innamorato proprio pazzamente alla follia del tortellino in brodo. Io sono proprio innamorato, c'è proprio un amore proprio dall'infanzia. Ci ficcamo il parmigianino bello gagliardo, perché questo è la morte sua. Intanto mi raccomando, ragazzi, c'è una cosa, hanno detto che sul tortellino in brodo questo va come se piovesse, proprio non ce n'è un domani, cioè questo più è meglio è. Chiamiamo il mastro. Mastro, che cos'è il cappone? Spieghiamo il tortellino ai nostri amici che ci stanno a seguire. Il brodo di cappone è una cosa più buona che c'è insieme ai tortellini, quindi non va sprecato neanche un pezzettino. È fatto con un mix di carni, tra cui il cappone, c'è il manzo, ci sono una serie di altri pezzi importanti, la lingua per esempio, in modo tale da creare un brodo ricco, ma ricco, ricco. Il brodo è il protagonista, secondo me, insieme al tortellino che viene fatto invece da Monia, modenese doc, di Castelfranco Emilia, quindi parliamo proprio del paese dei tortellini, che fa uno per uno questi bellissimi tortellini. Questa è una meraviglia italiana imbattibile. Ma sono sicuro, io ti do ragione al 100%, so de parte perché io amo il tortellino, quindi io... Se mi permetti, vorrei innaffiare tutto quanto con un lambruschetto. Mamma mia, ma come no? Almeno così, bevi assaggiato oltre al brodo il lambrusco. Ok, sì sì, guarda che bel colore, mamma mia, lambruschino proprio ottimo, va benissimo, fresco, sì sì, bassa gradazione, leggermente amabile, poco acido. Oh, perfetto, e allora questo già sì, me lo bevo proprio con gusto. Buon appetito. Grazie amico mio. Il più bello augurio di oggi è il buon appetito sul tortellino, regà. Poi fatti da una modenese doc, non vedevo di niente, dovete soltanto lasciarvi le cinte agli garzoni, per chi non le porta se mettesse gli stracali, da venire qua Ostia alla gnoccheria a fare sto gesto estremo. Ragazzi miei, io intanto stavo girando questo bel parmigianetto che ci si sposa a pennello e finalmente, ragazzi, ve voglio di la mia e so contento oggi veramente di dirvi la mia. Diciamo che non scotta, se no se ne andiamo al Sant'Eugenio qua. Vado, vado.
sacchi di pippo. Mamma mia, arriva, scusate, me ne dico un'altra perché questa non me la ricordo. Non sto sbrogando. Guarda, raga, mi sto esprimendo più volgarmente possibile, ma lo sai perché? Solo per una cosa. Perché so buoni da paura, so buoni fra cichi, so buoni da paura, raga. Cioè il tortellino fatto uno per uno a mano da una modenese che ti fa il brodo di cappone con un mix di carne di manzo, la lingua, e quindi vuol dire che il brodo viene da paura. È una cosa buonissima, ragazzi, anche a 40 gradi, anche a 60 gradi ne vale la pena, ve lo dice l'assaggiatore. Poi pasta all'uovo freschissima, bella ardente, bella ardente, no? Spappolata, perché devi essere pure bravo a saperlo fare tortellino nel brodo, non è così semplice, eh? La farcia si sente proprio la carne, proprio la cosa bella fresca. Ah, regà, ci vuole solo questo, ci vuole, guarda. Ah, mo sì. Vi posso dire, ragazzi, se non venite qua, fate l'errore nella vita. A chi piacciono i tortellini, specialmente in brodo, ragazzi, ti fanno da paura. Non so quelli che fanno a casa, non so quelli di mamma, non so quelli di zia, non so quelli di nonna. So quelli veri. Top! Mortacci che so buoni, oh. Guarda, io vado, io continuo, eh. Io vado proprio tranquillo. Così fatti a casa. Buoni a sta maniera, con sto brodo che dà paura, regà. Io fino a mo' non mi ha mangiati. Poi fate come vi pare, degusti, degustibus. Ma il gusto mio è uguale a parecchie forchette che mi stanno a seguire. I capelli mi sono tutti ciaccati. Bordì che fa caldo, è umido. E questo è il risultato, regà. Cioè non è che me li sono mandati giù così, me li sono mandati giù come un bicchiere d'acqua. Ma non è che erano buoni, di più. Un piatto di questo costa 14 euro, regà. Mo, io so che ci sarà. Ah, 3 euro, 5 euro, 4 euro, 2 euro. Regà, le cose buone si pagano, si mangiano e si degustano. Soprattutto ci si beve sopra, specialmente se chi li fa veramente uno a uno a mano nella vecchia ricetta modenese. Quindi parlo per chi è fuori Roma. Quindi amici di Modena, amici Emilia Romagna, amici di tutti quei dintorni là, quando capitate al Mare Ostia, venite a trovarsi amici sti paesani. Almeno dite voi se vi dico una stupidaggine o no. Che mi hai portato, amico mio? Lo gnocco fritto. Gnocco fritto. Sono le nostre nuvolette. Sono leggerissime, sono assolutamente asciutte. Servite con la mortadella felsinea oro di Bologna. Mamma originale. Mia, che belle e cose. Poi c'è una mermellatina di pere che invece fa Silvia a mano. Beh, non ho comprato niente. Tutto fatto a mano. Questo in modo artigianale. Tutto artigianale, regà. C'è quindi la mortadellina di Bologna sullo gnocchetto fritto, ragazzi. Quando le chiamano nuvolette, per farvi vedere questa cosa qua, guarda, ci ha capito quanto sono friabili queste cose. Ma queste sono cose da paura, queste veramente il vero, ecco, modenese, emiliano lo capisce. Qua magari un po' di meno, proprio perché voi magari amici di Roma che magari dici ma che se sta a mangiare, Manuel? Ecco, questo è lo gnocco fritto con la mortadella, lo sapete come si mangia a casa mia? Così, guarda, eh. Anzi, con la mortazza si prende, si chiude e si mangia. Ori Morteo, senti che roba, oh. Per farvi capire quanto è fina. Questo è lo gnocco fritto, il famoso gnocco fritto, qua già avete visto, però ragazzi, questo pure è da paura. Ma io non sono curioso, vedi quanto ce l'ho a mangiare, solo due secondi, La marmellata di pere, io non lo so, io vado un po' alla cassio di canne, perché la metto così, eh. Come se stiamo a sparmare la cioccolata su una fetta biscottata, vedi la stessa cosa, in chiappi. Non ci stanno controindicazioni, non è che se ne mettete troppo vi fa male, se ne mettete poca ne la sentite, quindi regà, a degustibus si aumenta e si abbonda per avere una bella panza rotonda, quindi guarda questa, tiè. Da domani niente più fette biscottate, ma gnocco fritto e marmellata di pere. Lo posso consigliare. Mi sono lasciato apposta perché se no. Assaggia tu, ma magna secco. Assaggia tu, ma te vedi. Assaggia tu, ma te struzzi. No, ecco, se bevemo il lambrusco. Amabile, che ci sta proprio bene con questa all'ultima repere. Detto ciò, ragazzi,
Io, cari amici miei, Roma, Modena, Emilia Romagna e tutto lo stivale, vi ricordo sempre da seguire l'assaggiatore, mi raccomando, non è che ti dice, bello il video, te ne vedi uno e te ne vai, è come se più il libro e vedi l'introduzione, cioè scusa, di che te sei imparato? Niente. Allora, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, l'assaggiatore, lasciate il like, mettete un segui, condividete quello che vi pare, regà, dentro ogni famiglia ci deve sempre essere un amico che vi consiglia di andare a mangiare, quindi condividete alla grandissima. Mi raccomando, se venite al mare, oltre a fede lì nelle 7 di mattina, venite a mangiare un gnocco qua la gnoccheria, piazza Quarto dei Mille, giusto? No, ho chiesto conferma perché tanto ti dico una via per un'altra, poi andate da un'altra, dice, ma i gnocchi non stanno. Eccomi, prendete appunti, segnate, me ne vado via con la panza bella piena. Dopo questa meravigliosa mangiata mi sento bello fresco, ma soprattutto vi voglio far vedere una cosa qua che c'hanno loro sulla porta. Vieni, vieni. C'hanno tutte queste belle cose, guarda, recommended TripAdvisor, eccellenza TripAdvisor, le guide di Roma, Roma 2019-2021, ristoranti d'Italia, io scelgo e io mangio forte, no? Non ho capito, ci mettiamo pure il nostro, così anche l'assaggiatore, voi lo sapete adesso, questi io li lascio, quando io rimango veramente, non stupito, ma proprio che è un piatto che dovete assolutissimamente venire a mangiare, e lo dovete conoscere e portare in giro, perché sto piatto veramente, ragazzi, merita, e poi, lo sapete, io ci metto la panza sempre, quindi, molto tacco pure a te, aspetta, mo io tacco la macchina. Ragazzi, mi raccomando, se mangia forte, sempre in eleganza sciatta, guarda se sono stato un fenomeno, guarda di eccomi, se magna forte, sempre in eleganza sciatta. Detto ciò, io vi saluto e vado a fare rettelline, va, ciao regà. Io sono più bravo di te sul tapirulano. Sto evaporando la carcola, ora tra un po' rimane la maglietta, i jeans e le scarpe.